Non ve la posso far vedere bene questa nuova Nissan Leaf perché l'hanno inscatolata in un acquario qua e tra l'altro le pareti opache per giunta, però buon Natale, c'è un alberello. Oggi parliamo di Nissan Leaf, la nuova versione che va a rinnovare la piattaforma elettrica di Nissan, un modello sicuramente interessante perché innanzitutto porta la batteria a 40 kWh e soprattutto integra funzionalità molto interessanti, specie in ottica futura per quanto riguarda il vehicle to grid, il vehicle to home. Scoprite a breve tutti i dettagli, vi farò vedere le immagini ufficiali perché appunto siamo qua e quindi non vi posso far vedere più di tanto. A dopo! Tecnologia, integrazione con la rete e ecologia, queste le tre parole chiave di Nissan Leaf. Leaf è la portabandiera per le tecnologie future di Nissan grazie a ProPilot Suite che traghetterà i giapponesi verso la guida autonoma. L'auto già oggi gestisce sterzo, freno, acceleratore e cambio. Risultato? Per parcheggiare non dovrete toccare nulla se non un pulsante fino alla fine del parcheggio. Durante la guida invece c'è il cruise control adattivo, c'è lo sterzo automatico che mantiene l'auto nella sua corsia, ci sono tutti i soliti sensori e le telecamere, tutto è automatico, luci, tergicristalli, abbaglianti e frenata d'emergenza con riconoscimento dei pedoni. Tecnologia però significa anche guidare con un solo pedale, ad esempio. Lasciando l'acceleratore l'auto frena fino a 0.23G. Dovrete farci l'abitudine, ma ve la caverete nell'83% delle situazioni quotidiane. Android Auto e Apple CarPlay ci sono, ma c'è anche un'app per connettersi in remoto. Tracciate l'auto, scaricate i dati del diario di bordo, gestite la ricarica o attivate la preclimatizzazione, quindi potete riscaldare o raffreddare l'auto e trovarla già fresca o già calda. L'elettrico conviene? Non smetterò mai di ripeterlo, è una faccenda troppo soggettiva. Sappiate però che la manutenzione è quasi azzerata, ad esempio i freni si consumano meno perché l'auto usa il motore per generare l'energia. Olio e filtri sono assenti, l'assicurazione costa meno, avete 5 anni di bollo gratis e, purtroppo solo in alcuni posti, strisce blu e ZTL sono gratuite. Fate voi i vostri conti. Ecologia, l'elettrico inquina meno. Dal pozzo alla pompa sono 45 grammi di CO2, quindi è vero, non è a inquinamento zero, ma le termiche producono l'inquinamento proprio dove noi lo respiriamo. Con l'elettrico invece si delocalizza. Ad esempio si può produrre l'elettricità partendosi dai carburanti in zone molto piovose, così da abbattere subito le emissioni. Vi sembra un vantaggio da poco? In più lo sapevate che i freni sono responsabili del 32% delle emissioni di particolato legate al traffico stradale? L'elettrica le riduce grazie alla rigenerazione dell'energia. E quando le batterie perdono di efficacia? Beh, in realtà le batterie non muoiono perché già oggi Nissan ha una ottima percentuale, superiore al 90%, di riutilizzo delle batterie. Le batterie possono essere riciclate e in più i vari produttori, Nissan in questo caso ma non solo, stanno lavorando a progetti per aumentare la percentuale di riutilizzo. Considerate che ce ne sono di ogni tipo di questi progetti, ad esempio potete mettere tante batterie esauste insieme per crearne una funzionante per alimentare ad esempio un palazzo, per fare da accumulatore nei sistemi di ricarica eolica, solare o idroelettrica. Insomma, la batteria non muore del tutto, ci sono diversi modi per riutilizzarla. Vehicle 2X Grid Home, ecco la colonnina di ricarica ma anche l'infrastruttura che servirà a collegare la Leaf alla rete elettrica nazionale. In questo caso la Leaf diventa una specie di batteria gigante e portatile. Nella live ve l'avevo già scritto ma lo ripeto per chi non l'avesse vista. Immaginatevi di andare nella vostra baita in montagna, quella da survivalisti, gomblotto, bisogna scollegarsi dalla rete eccetera eccetera. Beh, non avete l'elettricità, vi portate la Leaf che con i suoi 40 kWh riesce ad alimentare un'intera casa, le esigenze elettriche di una casa, per almeno un paio di giorni. Chiudo con due parole sul vehicle to grid. Leaf può scambiare elettricità con la rete o con la casa. In Italia purtroppo la legge deve ancora adattarsi, visto che il V2G è valido solo per i pannelli solari. Ma in futuro potrete giocare con le fluttuazioni dei prezzi dell'elettricità, proprio come si gioca con le azioni sul mercato azionario. Quando costa meno, avviate la ricarica in remoto con lo smartphone. Quando costa di più, vendete l'energia alla rete e potete anche guadagnarci. La nuova Leaf ha un motore da 150 cavalli con 320 newton per metro di coppia e promette 378 km con una carica nel ciclo NEDC. Vedremo in una prova quelli reali, ma se volete un primo riscontro, la Zoe ci aveva consentito con la sua 41 kWh di farne 300 in città e tra i 200 e i 250 nell'extraurbano, dati comunque di tutto rispetto. Leaf parte da 33.070 euro con un'ottima dotazione di serie, avete quasi tutta la suite di sicurezza attiva ad esempio, anche se a 100
presenta con i suoi 36.360 euro la versione consigliata per avere tutta la tecnologia, ovvero anche l'infotainment con Android Auto e Apple CarPlay. Nissan la propone a 299 euro al mese con 9.950 di anticipo, dando in permuta un'auto usata. Il prezzo include la wallbox di Enel, ve la installano e c'è anche la manutenzione, e 1.350 kWh di elettricità nelle stazioni pubbliche, che è pari più o meno a 2 anni di ricarica. Insomma, questo era tutto per la nuova Leaf. Vi ricordo che arriverà a gennaio in tutta Europa, quindi anche in Italia, con le chiappe della nuova Nissan Leaf. Vi auguro un buon Natale e felice anno nuovo. Ciao ciao!